Agrigento a San Leone domenica scorsa i vigili urbani hanno elevato complessivamente 165 contravvenzioni per varie infrazioni al codice della strada, multata anche la madre del sindaco Miccichè. L'assessore comunale alla polizia municipale Francesco Picarella commenta: siamo riusciti ad aumentare il budget delle ore da 28 a 34 per 22 agenti di polizia municipale. L'aumento delle ore porterà a maggiori controlli sul territorio. Settimanalmente daremo notizie ai cittadini delle attività che riguarderanno le infrazioni del codice della strada, i reati ambientali e la tassa di stazionamento. E in riferimento a ciò ascoltiamo il sindaco Miccichè e l'assessore Picarella. Buongiorno, sono in compagnia con l'assessore alla polizia locale Francesco Picarella e col vicecomandante della stessa polizia locale, il commissario Maurizio Rabbita. Mi piace rendere noto alla mia cittadinanza quello che il 31 maggio di quest'anno, con delibera di giunta numero 103, siamo riusciti ad aumentare il budget delle ore degli agenti della polizia locale da 28 ore a 34 ore. Importante naturalmente il fatto che siamo riusciti a trovare i fondi per fare questa operazione. Un'operazione importantissima perché mi servono per aumentare i servizi, mi serve per aumentare i controlli, principalmente per il codice della strada, principalmente sul settore ambientale e anche sulla tassa di stazionamento. È bene sottolineare che l'aumento delle ore agli agenti di polizia locale è riferito ai 22 a tempo indeterminato e a tempo parziale. Questo aumento di ore naturalmente porterà a maggiori controlli sul territorio. Già l'azione fatta ieri dagli agenti in servizio ha portato a 165 infrazioni del codice della strada e naturalmente questa azione è subordinata a tutto il territorio della città di Agrigento. È stata multata anche la mamma del sindaco e quindi diciamo non ci saranno sconti per nessuno. E che puntualmente sarà pagata entro 5 giorni per avere la riduzione della tariffa. Come per legge. È normale che questo è un primo appuntamento che stiamo facendo insieme al sindaco e al commissario Rabbita, proprio perché settimanalmente vogliamo dare notizia ai cittadini di tutte le attività che verranno svolte dal comando di polizia municipale, che riguarderanno le infrazioni del codice della strada, riguarderanno anche tutte quelle in materia di reati ambientali, della tassa di stazionamento e di tutte le attività che il comando di polizia municipale svolge quotidianamente.